Quanto mi stanno sulle palle quei saluti sempre uguali che fanno gli youtuber all'inizio di ogni loro video? Oggi parliamo di un argomento interessante e delicato, tanto che molti di voi spesso, secondo me, lo fraintendono. Parleremo precisamente di bontà e cattiveria, di odio e amore. Ma prima, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. Mettete mi piace o non mi piace, commentate, condividete, mandate una lettera raccomandata a YouTube con su scritto: mi fate vedere almeno la metà dei video di Max Noreg, vi prego, io lo amo! Allora, ben ritrovati, domanda principale. È possibile che i sentimenti di amore, di benevolenza, di gentilezza siano così selettivi? Ossia, siamo molto gentili, amiamo moltissimo alcune persone e ne odiamo a morte altre? Secondo me non proprio. Ma partiamo da un esempio. Ho visto recentemente un video dove c'è il solito cagnolino, per la precisione un povero cagnolino, maltrattato e traumatizzato, e si vede questo cane in un angolo e una ragazza che lo avvicina, cerca di accarezzarlo, lui si mette a piangere disperato, terrorizzato, perché forse temeva di essere picchiato. Però questa ragazza insiste, piano piano il cane smette di piangere, si abitua e poi fa vedere che nei giorni dopo è tornato normale, guarito. Socializza con gli altri cani e si gode la sua vita e le sue coccole. Bene, cosa ho provato guardando questo video? All'inizio ho provato empatia verso l'animale, cioè mi dispiaceva che soffrisse, dicevo poverino, com'è traumatizzato, ma guarda che brutta cosa. Poi ho visto come veniva coccolato, come si reinseriva, insomma, nella sua vita normale ed ero contento che il cane fosse guarito e potesse degnamente continuare la sua esistenza con persone che lo trattassero come si deve e che gli volessero bene. Poi ho visto i commenti e sotto c'era scritto subito: ecco, le persone che gli hanno fatto questo devono morire male. Ma che bastardo, come si fa a fare una cosa del genere? Una creatura indifesa, insomma, roba di questo tono. Anche ho pensato, ma guarda che differenza, io non ho pensato per un attimo sentimenti negativi di fare del male a qualcuno. Con questo non voglio dire che io sia una persona migliore, ragazzi, io non mi ritengo né una persona buona né generosa, io faccio il mio e mi basta essere onesto col prossimo, quindi per carità, non mi ritengo superiore moralmente a nessuno. Però in effetti non ho questi sentimenti di odio che vengono fuori così, con impeto, quasi come se non vedessero l'ora di venire fuori. Ed in effetti è così. Ho visto un altro video che c'è un altro cagnolino, questa volta lo stavano macellando perché mi pare un video ambientato in Cina dove oltre ai vitellini e coniglioli e questi animali pucciosi macellano anche i cani perché se li mangiano e fanno vedere questo cinese che accoltella sto cane al cuore e questo rantola per terra. Al che ho detto, so già che commenti ci saranno sotto. Poi l'ho visto per conferma e infatti cosa c'era scritto? Cinesi di merda, bastardi, musicali, dovete morire, dovete bruciare l'inferno, per torturarvi, vuoi scrivere? Tutto così. E allora ho detto, vai, è così sempre sul web, perché pensiamoci, tutte le volte che c'è una campagna di odio, arrivano 10.000 persone a commentare piene piene di commenti irati, cattivissimi, uno peggio dell'altro, quasi sempre con nick anonimo. E spesso purtroppo con conseguenze tragiche per chi riceve questa shitstorm. E poi si formano le fazioni, per esempio in politica, prima c'era la grande moda dei 5 Stelle, chi vota noi è onesto, nuovo, pulito, gli altri sono il vecchio, l'erciume, devono essere spazzati via, ora va di moda la Lega, quindi capitano, mio capitano, come bravo, corregge i compiti ai bambini, fai sempre tutto giusto, come sei sempre tanto bello, e chi è contro di noi è un sinistroso, non capisce niente, è una persona inferiore. Oppure si formano le squadre, nei videogiochi per esempio, squadra 1 e squadra 2. Quelli della squadra 1 dicono: noi siamo persone superiori, abbiamo una moralità, siamo persone oneste, lottiamo per la squadra, ci vogliamo bene. Invece quelli della squadra 2 sono dei bastardi, schifosi, gente di merda. E quelli della squadra 2 dicono le stesse cose identiche di quelli della squadra 1. Ma sveglia ragazzi, sono statisticamente le stesse persone, sono due gruppi più o meno omogenei presi a caso. Come fa ad esserci questa differenza? E infatti la cosa non torna, la cosa è malata. Il fatto qual è? Il fatto che molte persone hanno semplicemente dell'odio dentro che devono sfogare in qualche modo. E queste persone non sono migliori di quelle che odiano. Cioè, quello maltratta il cane perché sfoga il suo odio sul cane. Tu sfoghi il suo odio su di lui. Lo sfoghi su un carnefice anziché su una vittima. Ma è lo stesso tipo di odio.
Al che so di sollevare un vaso di Pandora, mi direte: ma cosa dici? Come osi? Loro sono il male, loro sono cattivi, noi siamo la giustizia. Ragazzi, vi ricordo una cosa. Nella storia del mondo e dell'uomo ci sono stati crimini anche efferati, d'accordo? Ma i crimini più terribili sono stati fatti proprio da persone che erano nel giusto, che oltre a poter sfogare il proprio odio, la propria perversione mentale, la propria insoddisfazione, avevano anche la scusa e la giustificazione di essere nel giusto. Faccio un esempio: quelli che hanno fatto l'olocausto degli ebrei, i nazisti, che erano al potere per la giusta causa della Germania, o quelli della Santa Inquisizione che torturavano e bruciavano vive delle povere ragazze perché lo facevano in nome di Dio, quelli che ci sono oggi e si fanno saltare in aria in nome di Allah, oppure che accoltellano la propria figlia perché si veste all'occidentale, lo fanno tutti in nome della giustizia. Ragazzi, ma cosa ci stiamo dicendo? Ma il sentimento di odio è un sentimento naturale, allora come fai a reagire a chi ai delinquenti, a chi deve essere punito? Buonista! No, non sono buonista, neanche buono sono. E anch'io reagisco, se mi dai un cazzotto te ne rendo tre. Se vedo qualcuno che entra in casa mia e minaccia mio figlio, probabilmente se è una pistola, gli scarico il caricatore addosso. Però ragazzi, questo lo faccio sul momento della cosa, è una reazione giusta di rabbia. Lo faccio senza averne un piacere, perché se una persona muore mi dispiace comunque. Non faccio come quelli che scrivono: beh, che l'hanno ammazzato, dovrebbero sterminarli tutti. Ragazzi, non è normale. Ha ammazzato lo zingaro che ruba in casa, l'ho fatto bene, li ammazzassero tutti. Ma siete fuori di cervello, siete persone più pericolose di loro. E soprattutto, questa reazione di rabbia che io ho, che questa sì che è naturale verso chi mi offende, viene dall'esterno. Mentre la rabbia che avete voi, l'odio che avete voi, vi viene dall'interno. E non è una cosa sana, ragazzi. Quindi, per concludere, diffidate di questi tipi di persone, anche di quelli che dicono, che vi fanno quelle lusinghe tipo: ecco, il mondo è pieno di pezzi di merda, sono stato deluso da tutti, per fortuna ci sei almeno tu che sei un amico vero. Attenzione, che sei amico vero ora, ma quello ci mette un secondo a metterti nella lista dei nemici. Sai quante volte lo fanno questi psicopatici? Per non parlare delle relazioni amorose. Il mio ex era un pezzo di merda, vorrei passerò la vita per vederlo marcire nella sofferenza. E anche quell'altro mio ex, ma cosa ci sono stato a fare 2 anni? Era un coglione, mi ha rovinato la vita. Ma ora ci sei tu, amore. Ora ci sei tu, amore. Ma mollala che ora ci sei tu, ma tra un mese non ci sei più, nel senso che rovina la vita anche a te, ti stalkera, cerca di odiarti, di farti del male in qualunque modo, o come minimo ti porta a sfiga. Quindi ragazzi, l'odio non porta da nessuna parte. Le persone non sono fatte per odiare, non è una cosa naturale, sono fatte le persone per amare, per cooperare, per costruire qualcosa insieme. La realtà è questa, mi dispiace, ma tutta sta gente che... Non so, l'esempio più classico è quello della vecchia matrigna da telenovela ricchissima che taglieggia i figli, i dipendenti, rovina le persone, però vuole tanto bene il suo cagnolino. Salvo poi tagliargli la testa un minuto dopo se gli gira il capo di fare così. Attenzione ragazzi, evitate le persone negative e piene di odio. Ok? Ciao e alla prossima.